I PM di Roma contestano l'omicidio stradale al ventenne che ieri sera, alla guida del SUV Lamborghini coinvolto nell'incidente a Casal Palocco con a bordo altri quattro ragazzi, ha causato la morte di un bimbo di 5 anni, oltre al ferimento della madre e della sorellina. Nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare poi sui social per una challenge, una sfida online incitando il ragazzo alla guida. «Il trauma che sto provando è indescrivibile», scrive sui social Vito Lo Iacono, uno dei ragazzi di The Borderline, il gruppo youtuber che sarebbe coinvolto nell'incidente. Un impatto terribile, sulla strada non ci sono segni di frenata. Nell'incidente è rimasta coinvolta una terza auto. A confermare l'ipotesi della sfida è un filmato di 15 secondi, comparso in rete, in cui uno dei giovani afferma: «Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene. Le condizioni del bambino sono apparse subito disperate. Il piccolo, quando sono arrivati i soccorsi, era già in arresto cardiaco. I medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatarne il decesso». A dire che Kata sarebbe stata portata via da un uomo è stata una bambina di 3 anni. La piccola lo avrebbe riferito al padre, che poi lo ha raccontato agli inquirenti che si occupano del caso. È stato scarcerato per stare vicino alla famiglia, dice il legale, il padre di Kata, che era recluso per furto e utilizzo indebito di carte di credito. L'hanno rapita, è stato pianificato tutto, non ci sono telecamere, sanno cosa hanno fatto loro, lo ha detto il padre di Kata, Miguel Angel, parlando coi giornalisti mentre rientrava all'ex hotel Astor. L'uomo ha escluso la vendetta o una punizione verso lui o la famiglia. «Non ho debiti, non ho problemi con nessuno. Io so quello che ho fatto, ma l'ho fatto per la famiglia», ha anche detto, alludendo ai suoi guai con la giustizia. «Questa è una prova di Dio. Sono sicuro che Kata è viva», ha concluso, «e che ritornerà». Sono iniziate nella sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Milano le operazioni tecniche per effettuare copie forensi e dare il via all'analisi dei dispositivi, tra cui 3 PC e un tablet, sequestrati nella casa di Senago, nel milanese, dove il 27 maggio è stata uccisa, colpita da almeno 37 coltellate, Giulia Tramontano, 29 anni e incinta di 7 mesi. Si tratta di accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Milano nell'inchiesta che ha portato in carcere il fidanzato barman Alessandro Impagnatiello. Tutte analisi che serviranno a rintracciare le ricerche online effettuate dal trentenne ed eventuali dialoghi utili per le indagini, che devono verificare se l'uomo premeditò il delitto e se a Giulia siano state fatte assumere sostanze come il veleno per topi trovato nello zaino del fidanzato, che potrebbero aver causato danni al feto. Decine di persone si sono radunate a Valenza, in provincia di Alessandria, davanti al Tempio Pantarei dove è stato cremato Silvio Berlusconi. Spiega uno di loro: «Il nostro è un omaggio sincero al di là delle posizioni politiche. Siamo qui per la sua serietà, per le tante cose belle che ha fatto e creato. Speriamo che quanto lui ha fatto possa continuare in futuro con i figli e non solo». Le ceneri, secondo quanto si è appreso, torneranno a Villa San Martino per essere riposte nel mausoleo fatto costruire dal leader di Forza Italia, dallo scultore Pietro Cascella. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di 10 persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano, condotta dal ROS dei Carabinieri con al centro dei Compro Oro con sede a Milano, e 16 episodi di riciclaggio, su un totale di 288 kg di oro e 97 kg di argento, per un controvalore stimato in circa 15 milioni di euro. Tutti episodi, come spiega una nota del procuratore Marcello Viola, avvenuti in Lombardia tra il settembre del 2019 ed il settembre del 2020. Nell'indagine che ha portato in carcere alcuni titolari di attività di Comproro, si contesta il riciclaggio aggravato nell'aver quindi sostituito denaro con metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolare lingotti di oro e argento. L'inchiesta, scattata nel 2019 a Firenze e trasferita per competenza a Milano, si è sviluppata dal monitoraggio di un cittadino greco in contatto con un imprenditore iraniano, inseriti in un traffico internazionale di oro e contestuale riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull'asse Italia-Svizzera-Germania-Turchia. È stato accertato che a Zurigo sarebbe stata allestita una fonderia abusiva, dove una volta fuso il metallo prezioso di provenienza illecita attraverso la Germania, veniva trasportato su gomma in Turchia. Già da venerdì 16 giugno il tempo migliorerà grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, ma ci saranno ancora residue piogge, temporali e nubifragi. È infatti da venerdì che si avrà il vero cambiamento di registro del meteo, con sole e caldo ovunque. Ma se le temperature aumenteranno, da lunedì, quando si avranno i primi 37-39 gradi della stagione, il caldo sarà umido e afoso. La bassa pressione, che sta portando forte maltempo al centro-sud, si allontana verso la Grecia e il tempo migliorerà. Attenzione però alle prossime ore, che saranno ancora a tratti tempestosi, con piogge, temporali e nubifragi.